Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi a grande richiesta, e infatti mi sono arrivate tantissime mail, vorrei farvi un video per spiegarvi cosa sono e esattamente a cosa servono le stablecoin. Ma prima di iniziare ragazzi, come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire che cosa sono queste stablecoin, che ovviamente saranno, come avrete già intuito, qualcosa relativo al mondo delle criptovalute. Però hanno una loro funzione e sono diverse dalle criptovalute come ad esempio Bitcoin, Ethereum e altre che conosciamo tutti quanti. Innanzitutto ragazzi, cerchiamo di capire che cosa sono le stablecoin. Le stablecoin infatti stanno riscuotendo un notevole successo grazie alla loro stabilità. In questa guida infatti spiegherò quali sono le principali caratteristiche di queste criptovalute e delle differenze che intercorrono con il Bitcoin e con le altcoin. Innanzitutto, cosa sono le stablecoin? Negli ultimi mesi sono stati soprattutto il Bitcoin e le altcoin, come ad esempio Ethereum, Polkadot, Cardano, XRP, Ripple, Binance, a dare, diciamo, un segnale forte per quanto riguarda il mercato delle criptovalute e hanno infatti attirato l'attenzione degli investitori. Ci sono stati negli ultimi mesi guadagni da capogiro, ma anche una volatilità crescente che ha portato anche al recente crollo del 50-60% dell'intero mercato delle criptovalute. Per questo, proprio in questo momento, ragazzi, le stablecoin si stanno imponendo gradualmente come una valida alternativa alle valute virtuali più diffuse. Le stablecoin, infatti, come suggerisce il termine, sono criptovalute stabili, non esposte a quell'oscillazione dei prezzi tipica del mercato delle criptovalute. Ma che cosa le rende invulnerabili alla volatilità? Infatti, nel prosieguo vi parlerò delle caratteristiche e delle principali tipologie di stablecoin, proprio per darvi un'idea di come si va ad investire e quali sono i possibili ritorni sulle stablecoin. Allora, innanzitutto ragazzi, cosa sono? Ripetiamolo ancora, le stablecoin dunque sono delle criptovalute che, diversamente dal chiacchieratissimo Bitcoin e dai suoi competitor, non soffrono la volatilità del mercato. Il motivo è molto semplice: le stablecoin sono ancorate ad un altro asset finanziario, un elemento di forza questo, poiché una delle critiche che vengono tradizionalmente avanzate a Bitcoin e alle altre altcoin è relativa proprio all'instabilità della loro quotazione, che potrebbe pregiudicare il loro utilizzo come mezzo di pagamento. In sintesi, dunque, le stablecoin mantengono le componenti rivoluzionarie delle criptovalute, spogliandosi dei loro punti deboli. Queste valute virtuali, infatti, si muovono nel contesto della decentralizzazione, che è un fenomeno molto caro alle criptovalute e ai loro investitori, ma al tempo stesso garantiscono quell'elevato grado di stabilità che Bitcoin, Ethereum o altre altcoin possono offrire. Vediamo quali sono le tre tipologie di stablecoin. Infatti, in base all'asset finanziario a cui sono collegate, possiamo distinguere tre tipologie di stablecoin. La prima, ragazzi, sono stablecoin ancorate alle valute fiat. Alcune stablecoin, infatti, per respingere i rischi della volatilità, vengono ancorate alle valute fiat come il dollaro o l'euro, oppure anche al loro. Il procedimento prevede il deposito di una somma a garanzia in euro, in dollari, in sterline o a seconda dell'asset a cui la stablecoin è ancorata e legata in un conto bancario. Quindi questa è la prima tipologia. Seconda tipologia, ragazzi, sono stablecoin ancorate ad altre criptovalute.
Alcuni investitori, infatti, desiderano slegarsi dalla tradizionale struttura di pagamento ed utilizzano come garanzia di stabilità delle risorse crittografiche. Solitamente queste stablecoin vengono ancorate a diverse criptovalute per mitigare i rischi della volatilità. Terza tipologia, stablecoin non ancorate ad alcun asset. Esistono, infatti, delle stablecoin non collateralizzate. Note anche come fiat stablecoin. Queste criptovalute funzionano come le valute fiat nel sistema bancario tradizionale, una sorta di banca centrale criptata. Regola la domanda e l'offerta di criptomoneta sulla base di regole codificate in uno smart contract. Innanzitutto, ragazzi, volevo chiarire: le valute fiat, per chi non lo sapesse, sono le valute come ad esempio l'euro, il dollaro. Sono infatti le valute di uso quotidiano nella nostra vita. Gli smart contract invece sono dei contratti speciali prestati proprio per l'utilizzo nella blockchain e quindi dove vanno ad operare le criptovalute. Ma quello che sicuramente vi potrete chiedere: ok, ma quali sono le principali stablecoin? Qui ve ne ho inserite alcune. Allo stato attuale, infatti, la stablecoin più nota e diffusa è Tether, che è stata creata nel 2015 con il nome Realcoin. La stablecoin, infatti, è gestita da un'autorità centrale, Tether Limited, e viene ancorata al dollaro, all'euro o allo yuan cinese. Altre criptovalute che sicuramente potete andare a conoscere, perché sono le più diffuse, sono USD Coin, Binance USD, DAI, e poi ce ne sono tante altre. Binance USD, ragazzi, è la criptovaluta creata proprio sul notissimo exchange Binance. Ma un'altra cosa che volevo portare, ragazzi, alla vostra attenzione è il fatto che con le stablecoin si può guadagnare. Infatti, ciò che noi possiamo essere portati a pensare è: ok, ma la stablecoin come ci permette di guadagnare se non cresce di valore con il passare del tempo? Ragazzi, su questo c'è tanto da dire, bisognerebbe fare magari un video apposta. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi interessa come poter guadagnare con le stablecoin. In questo video vi darò soltanto un'indicazione generale. Con le stablecoin, ragazzi, si guadagna mettendole in staking, ovvero depositandole all'interno di alcune piattaforme per ottenere un rendimento. Ovviamente il rendimento dipende dalla piattaforma che utilizziamo e anche dalla tipologia di stablecoin che andiamo a mettere in staking. Quello che poi dobbiamo anche andare a considerare è la scadenza temporale e per quanto tempo lasciamo le stablecoin ferme. Vi ricordo che al momento, ragazzi, parliamo di interessi davvero incredibili. Se considerate che allo stato attuale depositare i soldi in banca non vi rende nulla, bene, vi faccio presente che sulle stablecoin si può tranquillamente andare a guadagnare addirittura un 8, anche un 10% all'anno di interesse sulle somme vincolate. Quindi capite bene che la possibilità di guadagno è enorme ed elevatissima. È proprio per questo, infatti, con il passare del tempo gli interessi stanno diminuendo, proprio perché si affacciano sempre più persone in questo segmento e quindi chiaramente i gestori dei siti saranno ovviamente costretti a ridurre l'interesse, anche perché c'è sempre una crescente domanda di questo tipo di servizio, ovvero, ragazzi, finanza decentralizzata. Ed è proprio il motivo per il quale le criptovalute e tutto il mondo blockchain è stato creato, per fornire una valida alternativa alla finanza tradizionale. Quindi, ragazzi, vi ricordo comunque che su questo tipo di settore è tutto in evoluzione e dovete seguirlo proprio per non farvi sfuggire le opportunità di investimento che si potrebbero presentare. Quindi, se siete interessati a generare dei rendimenti superiori
superiori rispetto a quelli che ottenete dal vostro conto corrente, le stablecoin possono sicuramente fare al caso vostro. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo come sempre che non sono un consulente finanziario, quindi fate sempre le vostre analisi prima di investire. Vi chiedo assolutamente di lasciare un bel commento a questo video se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!